Si è verificato un guasto sulla mia rete internet e quindi mi sono detto, scrivo un po' di aforismi. In fondo sono uno scrittore, il mio cervello pensa, elabora pensieri. Scusate, un po' di raffreddore. E allora ho scritto degli aforismi che vorrei leggervi. Poi li scriverò, però li voglio leggere. Bello scrivere aforismi, delimitare un orizzonte di senso. Ne ho scritti tanti stamattina, in questa pausa. È una classica pausa di riflessione. Sì, io rifletto molto nelle pause. Vi leggo i miei aforismi, quello che il mio cervello ha prodotto in questa pausa di connessione internet, c'è un guasto sulla rete. Allora io stamattina mi sono alzato e ho scritto. Sono un po' di aforismi, alcuni più riusciti, altri meno, giudicherete voi. Li ho intitolati aforismi radicali. Cazzo, come sono intelligente. Io credo nella semplicità della vita. Ogni uomo ha a disposizione la soluzione finale, il suicidio. La vita è di una semplicità terribile. Ho idee molto chiare sulle tenebre. Andare a spasso nella propria disperazione, vivere il dolore come un paesaggio, per ogni lacrima ascoltare il canto dell'usignolo, scoprire quanta felicità matura sugli alberi in attesa di un nostro morso. Se la vita avesse un senso, mi sarei già ucciso. Per mia fortuna trovo tutto incredibile. Chi ragiona non ha mai ragione. Sentire è l'unica verità possibile. Vorrei chiedere un autografo al mio cervello, ma... Gli uomini sono intenti a rammendare la propria vita, invece dovrebbero disfarla ogni mattina. Pochi uomini agiscono, ma quasi tutti sono agitati. Non trovo mai consolazione nel considerare chi sta peggio di me, anzi, la sofferenza degli altri mi annienta. Per questo adoro il pettegolezzo. Il pettegolezzo ha il potere di rendere il dolore una cosa da niente. Infatti tutte quelle riviste di gossip sono adorabili, sono adorabili. Novella 2000, 3000, 5000... Il silenzio è una fiaba. Bisognerebbe dire c'era una volta il silenzio. In questo mondo fatto di rumori e di chiacchiere, un vero principe non è azzurro, ma muto. Sono bravino, dai. Vi sfido, sfido chiunque a scrivere degli aforismi in una mattina, in un'ora, così. Li ho scritti in un'ora. Un poeta francese era ossessionato dalla tirannia del volto umano. Che bei tempi. Ora viviamo in una folla di maschere stanche. Il volto è perduto per sempre. Non sono mica finiti, eh? Non sono mica finiti. Essere morti è un'attività continua. Provate a fermare un morto, se ci riuscite. La caratteristica essenziale dei viventi è la distrazione. I morti, al contrario, hanno un'idea fissa. L'inevitabile è già accaduto. Vivere è solo l'attesa del superfluo. Questo mi piace molto.
vivo con questa sensazione costante, avere a portata di mano l'inafferrabile. Svegliarsi dal coma è da persone superficiali. Diciamo la verità, insomma. Questo mi fa ridere. Credo nell'incesto. Perché mai dovrei fare godere un estraneo? Gli aforismi di solito sono dei paradossi anche. Questo, vabbè, l'ho messo, ma... L'uomo può essere inumano, mentre l'elefante non sarà mai inelefante. Non so se... Conosco uomini trasparenti che si arrampicano sui vetri. Forse è meglio l'ambiguità. Che sta... Ah, questa scusate, sulle donne. Amo le vacche. Non ho mai capito gli stilnovisti. Scusate, sapete com'è. Più una donna è vacca, più... Certi uomini parlano come se avessero la verità in tasca, senza rendersi conto di avere le tasche bucate. Questo è molto cretino, ma l'ho messo. Chi ha le tette ama quando si sente protetta. Chi ha le tette? Vabbè, questa me la perdonate, ce ne sono altri belli, no? Non mi toglierò mai la vita. Al limite mi aggiungerò la morte. Questa... Oddio mio, ma come sono intelligente? Non ce la faccio più. Le parole che nascono dal silenzio sono le uniche parole vere, mentre quasi sempre le parole nascono da altre parole, 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 parole. Ah, questo mi piace tantissimo, sentite. Fuggire, fuggire, è il verbo che amo di più, perché è un verbo contro le due cose più noiose del mondo, le prigioni e le responsabilità. La pazienza è una virtù perché la vita è breve, ma le attese possono essere interminabili. Senza compassione la vita è delitto. Anzi, la ridico, senza compassione la vita è un delitto. Vabbè, poi ho scritto a piccoli passi la vita è passabile. Vabbè, insomma. Quindi, che dite? Come scrittore di aforismi... Come scrittore di aforismi... Non sono male come scrittore di aforismi, dite la verità. E nascono tutti qui, in questa scatola cranica, qua in questa scatola, in questa scatoletta, nascono tutti questi pensieri, in questa scatola. Ho il cervello in scatola. Vedete l'intelligenza dell'occhio, proprio intelligenza. Io sono qui. Io sono qui. E voi dove siete? Adesso vi faccio i soliti gesti, vi va? A me piace fare i gesti, poi magari metto una musicuccia e ci faccio i gesti. Parole e gesti, questo è Ricky Farina, parole e gesti. Faccio i gesti? Posso?